Grand Prix Città Murata, edizione numero 17, da Cittadella, serata di premiazione con Petroli Firenze Maserati Opla, che vince quest'anno la challenge ideata da Pierluigi Basso, con Orlando Maini, tecnico della formazione. Scambiamo alcune impressioni su questo premio, che per la vostra società ha quale pregio, quale valore ha questo riconoscimento? È un grande valore, anche perché, come ha detto lei, rappresentano quattro corse importanti e soprattutto la squadra, diciamo, che ha sempre vinto questo Gran Premio Città Murata è una squadra un po' nel mondo dilettantistico di riferimento, che è la Zalfa Euromobil Fior dell'amico Luciano Rui. Perciò per noi, diciamo, aver vinto questo prestigioso e importante premio rappresenta veramente così in corona un'annata della nostra società particolare, perché abbiamo vinto 35 corse, i ragazzi sono stati veramente bravi, il merito va a loro e agli sponsor che ci hanno sostenuto. È una prima guida per la stagione 2018 nel mondo dilettantistico, una scelta ponderata? Sì, un passato con i professionisti, un passato importante, perciò vuol dire aver realizzato un sogno. Io ho sempre lavorato nel ciclismo, vengo da una famiglia dove si mangiava pane e ciclismo, ok, ci sono le categorie che rappresentano il ciclismo, ma per me l'importante è lavorare nel ciclismo, lavorare con i giovani è importante, insegnare quello che sarà la strada e soprattutto dargli la speranza di inseguire un sogno che per loro rappresenta il professionismo. Petroli Firenze, prospettive 2019. Sì, allestiremo una squadra Continental, faremo un salto di categoria per far sì che questi ragazzi si avvicinino sempre di più al professionismo, soffrendo, diciamo, il meno possibile. Non sarà facile riconfermare questa stagione, che rimarrà comunque una stagione da incorniciare, ma l'educare i ragazzi al professionismo e all'eventuale salto di categoria credo che sia diciamo, la cosa più importante di noi tecnici che lavoriamo nel mondo dilettantistico. Pierluigi Basso è il motore dell'organizzazione, questa è l'edizione numero 17, la Cabala dice che è un numero sfortunato, invece questa edizione per te come l'hai vissuta e come l'hai vista? Con lo scorrere degli anni ovviamente bisogna passare tutti i numeri e tutte le edizioni, 17esima è stata viceversa molto bella, da un punto di vista tecnico tutte le gare, abbiamo visto anche i dirigenti questa sera, il bellissimo filmato preparato da Telecinque Ciclismo che le ha riassunte, sono state altamente spettacolari, grandi vincitori, grandi partecipanti, grandi squadre. Flavio Miozzo, direttore tecnico del nostro trofeo, ha spiegato ci sono state praticamente 5 continenti che hanno partecipato, squadre da tutta Europa, da tutto il mondo, vincitori di grande prestigio, squadre internazionali, una squadra importantissima dopo l'egemonia della Zalf Fior, una degna erede con la Petroli Firenze Maserati Opla. Il direttore sportivo Maini e ha corso anche in questa squadra il nostro cittadellese Moreno Marchetti. Transita dunque dal Veneto alla Toscana il premio, si allargano gli orizzonti quindi? Ricordiamo comunque nell'Albo d'Oro, oltre all'egemonia della Zalf Fior con 12 successi su 17 edizioni, c'è stata anche la importantissima e prestigiosa vittoria della nazionale della Russia, 2 volte la Trevigiani, una volta anche la Colpa di Bergamo, quindi è un trofeo proprio a livello internazionale e sul podio anche altre importanti squadre. Veramente l'anno prossimo, anche se ci vogliono sempre sacrifici organizzativi, economici e quant'altro, ma contiamo di riproporci, sempre cercando di lavorare con la nostra passione, con la nostra attenzione, la nostra organizzazione sempre attenta, con organizzatori come Sergio Pivato, Amedeo Pilotto nel Veloce Cletombolo, Bonin a Poggiana, Michelon nel Medio Brenta e Bonaventura Pizzolon appunto al Bianchin, grande esperienza e grande capacità. Madrina della serata padovana, Camilla Alessio, vice campionessa del mondo crono individuale donne juniores. Sono stati inoltre consegnati i premi Grand Prix Sport e Cultura alla blasonata società Petrarca Rugby Padova. Premio Grand Prix Dirigente Sportivo dell'Anno al dottor Andrea Gios, presidente della Federazione Italiana Sport Ghiaccio e membro del Consiglio del CONI.